Probabili novità in casa Pescara non tanto dal punto di vista degli uomini in campo che Breda schiererà sabato contro il Monza, perché per quelli bisognerà attendere ancora qualche ora, quanto relative al centro sportivo. Questa mattina infatti sono state pubblicate delle foto sulla pagina Facebook ufficiale del Delfino che ritraggono il campo dello stadio di Silvi e dell'adiacente centro federale territoriale con tanto di didascalia. Nuovi progetti in casa Pescara, work in progress. Inevitabile pensare ad un possibile trasloco da parte della squadra di Breda, soprattutto se la vicenda del Poggio, che ha visto una nuova puntata con botta e risposta tra Sebastiani e De Cecco, dovesse protrarsi. Silvi inoltre in passato era già stata una possibile destinazione per gli allenamenti del Pescara, anche se poi non se n'è fatto più nulla. Questa mattina una delegazione del Delfino si è recata proprio a Silvi per valutare l'opportunità di riqualificare l'area e farla diventare il nuovo polo biancazzurro. Sempre questa mattina seduta di allenamento presso il centro sportivo Vestina per la formazione reduce dal pari senza reti contro il Pisa di martedì sera. Modifica intanto agli orari dei match a ridosso di Capodanno. Il Pescara il 30 dicembre giocherà alle ore 18 all'Adriatico Cornacchia contro il Cosenza. Stesso orario alla prima del nuovo anno, lunedì 4 gennaio per la prima gara lontano da casa del 2021, sempre alle ore 18 contro la Reggiana. Sabato tuttavia è di nuovo campionato e l'impegno per i biancazzurri è di quelli complicati, perché arriva il Monza che ha appena rifilato una cinquina alla Virtus Entella nel turno di campionato appena alle spalle. Oggi per i brianzoli è previsto un allenamento pomeridiano a due giorni dalla prossima gara sabato alle 16 all'Adriatico di Pescara. Ancora indisponibile De Rico, mentre Paletta ha ripreso gradualmente a correre, così come corre verso il ritorno in campo Mario Balotelli. L'attaccante, che non gioca una partita ufficiale da oltre 9 mesi, l'ultima sua apparizione risale al 9 marzo scorso, sconfitta del Brescia per 3-0 contro il Sassuolo, sta infatti lavorando intensamente in questi giorni per recuperare la brillantezza fisica e mettersi così a disposizione di Mr. Brocchi.